faremo un gioco molto veloce. Dina, quando tu vuoi, io faccio scorrere le carte. Mi vuoi fermare in un punto qualsiasi? Va Stop. bene qui? Puoi Sì. Sì. prendere la carta e vederla. Dopodiché, quando vuoi, mi dici. Stop. Ok, va messa sopra, si perde da qualche parte nel mazzo, si taglia in più punti e sembrerà incredibile, ma quando tu mi fermerai in una parte del mazzo, la tua carta sarà lì. Quindi quando vuoi dimmi pure stop. Stop. Va bene qui? Sì. La tua carta è questa. No. No? Non è questa. Allora scusa, facciamo un'altra cosa. Mischiamo un po' le carte, un po' diritte e un po' rovescio, così, in questo modo. Ecco qui, in modo che ci sia molta confusione tra le carte. Infatti, se vado a tagliare le carte, ci sono sicuramente carte diritte, un po' a rovescio, così, in questo modo. E io vado a tagliare e a mettere carte contro dorso, dorso, proprio così, in questo modo. Ora, quanto tempo ci impiegherei per sistemare tutte le carte e ritrovare la tua carta? Boh, non lo so, non può essere 10 minuti. Mamma mia, così tempo! Ci ho fatto. Ti sembrerà incredibile, però senza false mosse, guarda, basta che scorro le carte e noterai che tutte le carte sono ritornate al suo posto, tranne una sola carta, perché ho fatto qualcosa in più. Ho girato una sola carta del mazzo. Ma tu mi dirai, non è la mia carta. No, non è mia. Però il 3 è una carta magica, infatti se io vado a contare precisamente 1, 2 e 3 carte, la carta sarà sicuramente quella che hai scelto. Che carta hai scelto? Cappa di cuore. K di cuori e ovviamente K di cuori. Spero che sia piaciuta, alla prossima!